Ciao a tutti, sono Giornalismo del Cuore Italia 1, benvenuti alle ultime notizie di oggi. La conduttrice Maria De Filippi questa volta non ce l'ha fatta e dice addio al suo grande amore, ecco di cosa si tratta. Da anni ormai è la regina della televisione per eccellenza, i suoi programmi sono ottimi e raggiungono sempre un buonissimo share, stiamo parlando ovviamente di lei, Maria De Filippi. Una donna forte, professionale e determinata che ha sempre una parola di conforto per chiunque le stia vicino, dimostrato anche negli show da lei condotti come il Dating Uomini e Donne, C'è posta per te e il Talent Amici. Grazie alla donna, molti personaggi hanno trovato una vera fortuna sia in campo artistico che musicale. Quello di Maria è stato un percorso brillante e al massimo delle sue potenzialità, in quanto ha sempre dimostrato che il talento non è una cosa che si paga ma che si ottiene con tanta forza e determinazione. Inizialmente la donna dedica la propria carriera allo studio, laureandosi con il massimo dei voti in scienze delle finanze e tentando la carriera in magistratura. Successivamente, però, ottiene una collaborazione con la società di videocassette e proprio in un convegno sulla pirateria musicale farà una conoscenza che le cambierà la vita, quella con Maurizio Costanzo. Quest'ultimo proporrà alla donna di diventare sua assistente ma, visto il talento indiscusso della giovane e brillante Maria, la donna condurrà il famoso talent degli anni 90 Amici, format completamente diverso da quello odierno, ottenendo un telegatto. Ella è legata sentimentalmente a Maurizio Costanzo dall'anno 1995 e, insieme hanno adottato il loro unico figlio Gabriele a cui entrambi sono molto legati. Il ragazzo lavora dietro le quinte del Dating Uomini e Donne e la conduttrice lo definisce come un ragazzo semplice, umile e pulito e in futuro per la donna egli sarà un bravo padre. Qualcosa, però, nei programmi di Maria sta cambiando ed ella è costretta a trovare una grossa soluzione per i programmi estivi. La rivoluzione di Maria De Filippi, ecco cosa riguarda appunto Maria De Filippi, come ben tutti sanno. È la regina della televisione e starebbe pensando, secondo alcuni rumors ad un vero cambiamento dei suoi programmi, di uno in particolare, Uomini e Donne. Punto il format, va in onda su Canale 5 tutti i giorni dal lunedì al venerdì a partire dalle 14:45, partendo da settembre e concludendosi a maggio. Maria, starebbe cercando, secondo alcune indiscrezioni di sostituire il programma estivo Temptation Island con una versione VIP di Uomini e Donne. Punto a maggio, quindi potrebbe terminare la versione NIP di Uomini e Donne che riaprirebbe le porte qualche settimana dopo la versione VIP che già prevede alcuni nomi candidati al trono, come la stellare Valeria Marini e Antonio Zecchila. Punto inoltre, la conduttrice non sarebbe Maria bensì una sostituta, faccina sorpresa, i nomi più palpabili a tale novità sono Simona Ventura e Filippo Bisciglia. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.